Si apre oggi a Palermo il 22° congresso delle fondazioni bancarie e delle case di risparmio e quest'anno il consueto appuntamento dell'ACRI coincide con il centenario dell'associazione e diventa momento di riflessione sul suo secolo di storia e sugli sviluppi futuri. Chi pensa alle fondazioni come poteri forti, invece che soggetti al servizio della collettività, non ha capito nulla di noi o non vuol capire cosa significa la parola sussidiarietà e che cosa siano i corpi intermedi. Per il futuro lavoreremo a questa proposta operativa per realizzare un autentico e più ampio welfare comunitario di prossimità, ovvero pubblico e privato, insieme, per non lasciare senza risposta, rassegnandoci alla riduzione delle risorse pubbliche, quei bisogni che è necessario soddisfare per mantenere la coesione sociale delle nostre comunità. E dal palco del Teatro Biondo di Palermo, il presidente dell'ACRI respinge al mittente le accuse di chi ha accomunato le fondazioni bancarie alla finanza speculativa. Neppure Obama è riuscito finalmente a ricondurre all'interno di una regolamentazione di carattere legislativo, di carattere regolamentare. Siamo partiti con la Lehman e siamo ancora lì con lo scandalo della JP Morgan. Questa è la realtà alle quali le nostre fondazioni non hanno mai partecipato, perché hanno esposizioni minime e hanno fatto più attività tipica, propria, come era nelle storie delle casse di risparmio. Alcune di queste casse hanno portato questa cultura nelle grandi aggregazioni a cui hanno partecipato. Quindi polemizziamo nella direzione giusta. Tante le personalità chiamate a raccolta qui a Palermo, il vicepresidente del CSM Michele Vietti, il direttore generale della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni e il garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pietruzzella. E anche dal capo dello Stato è giunto un messaggio di sostegno all'attività delle fondazioni bancarie. In questo momento di grande difficoltà economica, scrive Napolitano, il loro ruolo per lo sviluppo dell'economia è essenziale.